Ciao Marianna. Ciao Irene. Tu sei qui oggi per la nostra seconda puntata di Approfondimenti, che ha come tema i disturbi alimentari. Sì. Lunedì ehm, ho letto un brano tratto da Fame di Roxane Gay, mm -hmm. eh, per introdurre un po' letterariamente. Il tema. La, esatto. Abbiamo raccolto un po' di domande della community sull'Instagram sì. di 20 e, e le abbiamo strutturate in un modo per cui insomma, tu ci potrai un po' eh, rispondere a queste domande e ampliarle anche un po'. Ok, ci proviamo siamo pronti, quindi Vai. tema molto delicato. Sì. Ehm, tu sei una psicologa e hai anche lavorato eh, tra l'altro in una clinica per disturbi alimentari sì. per parecchio tempo. Quindi la prima domanda che ci fanno è: quali sono e come si definiscono i disturbi alimentari? Allora, i disturbi alimentari, diciamo, sono principalmente tre: l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il disturbo d'alimentazione alimentazione incontrollata o binge eating disorder. E sono definiti diciamo in maniera diversa ma hanno un nucleo comune che è appunto una disfunzionalità a livello di comportamento alimentare. L'anoressia si caratterizza principalmente per un'intensa preoccupazione per il peso, per il corpo, da una forte paura di ingrassare e ha due sottotipi un tipo che è fatto soltanto di restrizione per cui la persona appunto controlla ossessivamente l'intraito calorico, lo restringe e un tipo che invece si caratterizza anche per condotte di abbuffata e poi di eliminazione Vomito, esercizio fisico molto intenso, eccetera. E poi invece il disturbo di alimentazione incontrollata diciamo che è l'ultima categoria condivide con la bulimia, la questione delle abbuffate, ma non, vede, non prevede una condotta di eliminazione dopo. Quindi cioè, diciamo, si caratterizza soltanto per il, la forte gratificazione che il cibo dà, senza poi diciamo una preoccupazione per il peso e il controllo corporeo. Come si fa a non sottostimare o non sovrastimare un problema? Cioè, quando è che uno dovrebbe. Chiedere aiuto se bisogna chiedere aiuto o quando uno esagera nel chiedere aiuto. Allora secondo me eh, non, non si esagera mai nel chiedere aiuto, questo vale per i disturbi del comportamento alimentare come per qualunque altra cosa. Secondo me non esiste la sofferenza esagerata. Anche le persone che magari come dire volontariamente esagerano il proprio disturbo, in realtà stanno comunicando un disagio, che magari non è specificatamente quello del comportamento alimentare, ma c'è comunque una richiesta di aiuto, c'è comunque un disagio che sta uscendo. Sottostima, invece per quanto riguarda appunto la questione del sottostimare è molto difficile, quello che mi viene da dire è cercate di un po' parlare con voi stesse, ascoltare tutte le parti di sé, perché probabilmente c'è una parte che si vede malata e sa di essere malata, non nel senso cattivo del termine, ma nel senso di sofferente. Malata vuol dire sofferente, non un'altra cosa, non c'è nessuno stigma dietro la parola malata. Provare un po' a parlare con quella parte lì. E provare a parlare con la parte sana di sé, che quindi è quella che dice: Forse mi serve chiedere aiuto a qualcuno, e provare a parlare con gli altri. Qual è il primo passo che si può fare per chiedere aiuto? Perché io trovo che, che ci sia tantissimo autoracconto dei disturbi alimentari su internet, mm -hmm. tipo su YouTube, un sacco di gente che vuole autoraccontarsi, ma in realtà che si autoracconta mentre ancora soffre di un disturbo alimentare per cui poi è molto difficile davvero aiutare qualcuno nella tua stessa situazione se anche tu stesso ne stai uscendo per cui trovo che non sia giustissimo auto aiutarsi su internet. No, anzi probabilmente fa l'effetto un po' opposto cioè rafforza delle dinamiche che sono insite no? nel disturbo alimentare. E il mio consiglio è andate dagli specialisti. Alcuni ci chiedono come si capisce se ne si è affetti da disturbi alimentari. Soprattutto per quanto riguarda il binge disorder, credo. È un disturbo che è parecchio diffuso nella fascia adulta della popolazione ed è l'unico tra l'altro tra i tre che ha un rapporto maschio-femmina vicino. Cioè, ah, ma dai! Sì. Perché invece anoressia e bulimia c'è una prevalenza femminile sì, pazzesca. Sì, nettissima, sì. È anche solo, quasi solo occidentale, è un disturbo quasi solo occidentale. Ah, e come mai? Eh, Se vuoi, la mia perché viviamo in una cultura che fa dell'immagine del, corp dell del corpo eh, una dimensione fondamentale più per la donna che per l'uomo. E io credo che le, queste patologie si sviluppino perché sono una, un tentativo il migliore che la persona ha di rafforzare la propria identità, eh, per cui la rafforzi attraverso il corpo. Spesso è difficile. Eh, tenere un senso di unità e tenere un senso di dialogo con tutte le nostre parti, con tutte le nostre emozioni, con tutti i frammenti del nostro vissuto. Quello che secondo me succede nei disturbi del comportamento alimentare è esattamente questo, io non so stare in maniera fluida in mezzo a queste parti di me, quindi ipertrofizzo, cioè rendo predominante una parte che è quella che deve essere controllata nel caso dell'anoressia o comunque insomma che, che, che mostra un corpo perfetto, inossidabile. Che magari parla invece di altre emozioni, no? par cioè, parla il tuo corpo bello, perfetto, magro, controllato e non parla la parte che si vergogna, non parla par la parte che ha bisogno di aiuto. E succede di più in Occidente perché, in Occidente, la cultura trasmette il fatto che il corpo è un valore, e in Oriente, molto di meno. Si parla sempre, cioè quasi sempre di bulimia e anoressia mm -hmm. e molto poco di binge eating disorder. Mm -hmm. e mi chiedevo qual è il rapporto tra appunto obesità e disturbi alimentari e binge eating. Allora, il binge eating si definisce proprio diciamo, per una condizione per cui l'individuo tende a essere fortemente sovrappeso comunque a mangiare in maniera molto più abbondante del, del normale in, in periodi sia circoscritti di tempo sia invece continuativi durante il giorno ed è una condizione per cui il sovrappeso non è dovuto a case organiche, quindi abbiamo un'obesità che magari può essere dovuta a disturbi organici, quindi a malattie mediche, diciamo, sì. mentre per il BED eh, la causa è psicologica. Sì. Ora, il rapporto secondo me. È simile in un certo senso e completamente opposto dall'altro, cioè io credo che alla base di tutti e tre questi disturbi ci sia uno, la questione che dicevo prima dell'identità, cioè trovare un modo per cui io controllo la mia narrazione, unifico la mia narrazione, soltanto che ne riduco la complessità, cioè parla una parte sola, parla una cosa sola, tutte le altre scompaiono un po' e lì nasce la patologia secondo me, ma nel disturbo alimentare così come per ogni altro disturbo. E quello che succede ai bed è eh, che l'unica fonte di regolazione e di eh, gratificazione diventa il cibo mentre con per esempio l'anoressia il contrario cioè la fonte di gratificazione è la, è la rinuncia esatto è la rinuncia e la sensazione di essere forti e controllate quasi onnipotenti cioè nell'anoressica poi no, si sviluppa questa convinzione patogena che è non ho bisogno del cibo, non perché non ho fame, attenzione, eh. c'è cioè, una grande, secondo me, cattiva interpretazione è che le anoresti che non sentano la fame o non siano interessate al cibo, tra l'altro l'etimologia anorestia vuol dire questo è vero, le anorestiche pensano tutto il tempo al cibo e hanno fame ed è lì che scatta il meccanismo patogeno, cioè io sono più forte della mia fame. Quanto è eh, marcata la linea che separa questi disturbi? Cioè io posso oscillare tra i vari disturbi? Assolutamente sì, tra l'altro questo è una, un altro insomma, grande tema degli ultimi anni rispetto proprio alla classificazione diagnostica dei disturbi alimentari, nel senso che ci sono molti studiosi che sono sostengono che il meccanismo psicopatologico appunto come vi dicevo prima sia lo stesso e che in realtà eh, appunto la persona tende a oscillare fra i vari disturbi. Anche nella mia esperienza personale una cosa di cui mi sono accorta è che spesso quando finisce quella che il mio capo di dipartimento chiamava la luna di miele con l'anoressia, si passa di più a un atteggiamento bulimico. Questo sia per una questione, appunto, di nuovo anche organica, tu ti sei privato così tanto che il corpo entra in uno stato per cui cioè, la sensazione è carestia. Per cui appena posso io devo fare la zia di tutto quello che ho perché che ne so quando rimangio. L'altra questione è se io ho imparato a, a regolarmi, a essere forte attraverso quella cosa, una volta che mi crolla diciamo, l'idea che quel meccanismo effettivamente funziona scatta probabilmente l'altro. Cioè, prima restringevo, non ha funzionato, effettivamente non sto bene, la, la, la barca fa acqua da tutte le parti, provo a regolarmi con l'altra cosa che è l'assunzione incontrollata di cibo. Come mai filosoficamente parlando il cibo ci crea così tanti problemi? C'è una bella metafora di un, un psicanalista che si chiama Philip Bromberg che dice che la salute è non l'integrità, ma la capacità di stare negli spazi fra le varie parti di sé. Ora, secondo me, quello che succede è nella, nei problemi, non voglio dire nella patologia, è questo, la, si perde la capacità di stare negli spazi e per cui il cibo, secondo me, diventa come dire, uno strumento per solidificarsi. È così importante, secondo me, perché dentro a, al cibo puoi caricare qualunque significato, cosa che è molto più difficile fare con altre cose. E poi perché eh, a livello un po' più scientifico, diciamo, ti permette di regolare le emozioni. Mangiare tanto fa sì che tu entri in uno stato rilassato, mangiare poco significa che tu sei in uno stato sempre iperattivato. E quindi si crea un circolo vizioso, per cui no? tu non, sai, non, non impari a regolare le emozioni autonomamente, ma la, ma la regoli attraverso una cosa esterna che è, che è il cibo, ma può essere il cibo come può essere la, la, la droga. droga. Uh, il sesso eccetera eccetera e tra l'altro parentesi questo è, sembra essere esattamente quello che succede nel bed cioè, i bed sembrano avere una mh, scarsa capacità, diciamo, di controllare gli impulsi, per cui a un certo punto si crea un meccanismo patogeno. Per cui mi arriva uno stimolo negativo, io non lo so affrontare, quindi lo affronto tramite il cibo. Ho immediatamente una sensazione molto forte di gratificazione. Subito dopo mi sento in colpa. Che cosa faccio per gestire la colpa? Rimangio. Mi sembra che manchi tanto una narrazione, sia scientifica, sia proprio in realtà anche quasi, direi, letteraria. Cioè. Collettiva no? delle persone che, infatti, perché molti ce l'hanno detto, ci cioè hanno detto, cavoli, si parla sempre solo di anoressia. Sì, allora questo secondo me da una parte deriva dal fatto che, eh, come dire, a livello appunto di categoria diagnostica, l'anoressia è una categoria più pura. Cioè, e, e soprattutto l'anoressia. La, la, la Brooke la chiamava l'anoressia mentale, cioè quella, la vecchia anoressia, quella come dire appunto un po' più slegata dalle questioni estetiche, ma relativa proprio a un, una volontà di annullamento, un, un, senso, un bisogno di esercitare il controllo. E quella, secondo me, è una categoria della patologia un po' più a sé stante, mentre nel caso della bulimia nervosa e del BED. Eh, in realtà, questa è la mia personalissima opinione, quello è un sintomo di un, di un altro tipo di patologia, se vogliamo, mm -hmm. che è appunto proprio l'incapacità di regolazione sì, emotiva di regolarsi e di avere un sé integrato. Sì. E invece la bulimia, che ne abbiamo parlato molto poco. Se proviamo a immaginare i disturbi come un'unica classe, no? Mm -hmm. In cui poi ci sono. Uh, varie manifestazioni anche lungo un continuum, no? quindi l'anorestia come restrizione, la bulimica che oscilla fra le due cose e il bad che invece la restrizione non ce l'ha, la dieta non ce l'ha o meglio magari la, la mette in atto dopo con risultati spesso disastrosi però diciamo non ha la condotta uh -huh. di eliminazione, la bulimia si mette un po' in mezzo e eh, questo perché secondo me? Perché di nuovo la, la questione è non, non sapere integrare un vissuto, non sapere esprimere un'emozione magari, non sapere ascoltare un'emozione, non sapere riconoscere un'emozione. Quindi io la vivo l'emozione però, cioè non è che non la vivo, soltanto non la riconosco, non la non accetto, non la so esprimere o non la voglio esprimere magari e la faccio passare attraverso il cibo. Per cui nella bulimia c'è secondo me un aspetto molto forte, davvero quasi come... Come se fosse una droga, cioè il mio modo di regolarmi, il mio modo di, di esprimermi, la mia identità passa attraverso il cibo. Soltanto che sono così disregolata che, che provo un po' tutte le strategie in maniera molto caotica, molto poco integrata. Volevo sapere che cos'è la dismor dismorfofobia. Sì, allora la dismorfofobia in realtà eh, insomma, fa parte di un'altra categoria nosografica. Nosografica sta... sarebbe diagnostica? Diagnostica, sì, scusatemi. E, sostanzialmente si caratterizza per un'intensa preoccupazione, un'intensa paura che una parte del proprio corpo, varie parti del proprio corpo siano mostruose, deformi, troppo piccole, troppo grandi e, e causa diciamo una, una vera e propria dispercezione. Cioè l'individuo davvero poi vede quelle parti come mostruose. Infatti un'altra domanda che ci hanno fatto tanto è se davvero le anorestiche si vedono grasse. E il contrario sulle allora, persone obese. Allora, eh, le persone obese sono spesso dismorfofobiche, dismorfofobiche nel senso che eh, si vedono deformi, si vedono mostruose, si vergognano moltissimo, e questo vale, questo, ecco, questa è un'altra caratteristica comune a tutti i disturbi del comportamento alimentare: tanta è l'importanza che si dà al corpo, che il corpo non va bene mai e quindi nel caso del diciamo del bad il corpo è obeso e anche respingente verso l'esterno cioè mm -hmm. l'altro non, non può entrare in intimità con te, la dimensione sessuale decade infatti io e questo vale anche per le anoressiche e lunedì infatti eh, ho letto quel brano di Roxane Gay che è questa autrice femminista americana eccetera che infatti racconta proprio che il suo rapporto con il cibo e lei è arrivata a pesare mi sembra 260 kg una cosa del genere ehm, sia dovuto a un trauma che ha fatto sì che lei volesse allontanare, allontanare tutti. tutti da lei tramite il corpo rendendolo respingente. Quando io ho iniziato appunto a collaborare con questo centro che si occupa nello specifico di disturbi del comportamento alimentare, a un certo punto stavo parlando rispetto alla supervisione di un capo con eh, il direttore del dipartimento. Eh, gli chiedevo un po' appunto: ma secondo te c'è un'origine comune, c'è un'origine traumatica, eccetera, eccetera. E lui mi ha detto una cosa, secondo me, bellissima, che io ci ho messo tanto a capire. Che tutta la patologia è una riduzione della complessità. E a me all'inizio questa cosa ha perplesso moltissimo perché io pensavo: Ma come? Ma scusami, ma le persone mentalmente sofferenti sono molto più complesse, cioè sembrano molto più complesse no? E poi riflettendoci mi sono resa conto che non sono più complesse, sono più caotiche, cioè fanno più rumore. Cioè appunto quell'unica parte magari fa molto più rumore e quindi sembra che ci sia una maggiore complessità. Però quello che succede è esattamente l'opposto, cioè tante parti. Si, si perdono, non vengono ascoltate, non, non vengono espresse, non vengono integrate. Cioè, una cosa a, a cui io pensavo molto, appunto nei periodi in cui combattevo di più con questo genere di problemi, avevo paura, pensavo: ok, ma se io guarisco da questa cosa, divento bruttissimo. Ma div poi divento, ingrasso. cioè, ingrasso. Cioè, e, e, e quindi ero, cioè, speravo che non se ne andasse, cioè, speravo di continuare perché dicevo: cavoli, sennò poi che succede? Questo è un po' il punto secondo me, cercare di ascoltare che cosa potrebbe succedere senza, senza, senza avere paura, appunto, fidandosi anche un po' se, se uno ha cercato aiuto di, della voce di chi ti sta aiutando e poi eh, ricordandosi questo, cioè tu hai sicuramente un beneficio dal tuo disturbo secondo me, cioè appunto quello che dicevo prima, tutti i disturbi nascono perché sono un tentativo di stare meglio in realtà, non di stare peggio, non un, cioè niente secondo me, nemmeno l'autolesionismo è un tentativo di stare peggio, le persone che si fanno del male cercano in realtà di stare meglio in una maniera chiaramente no, disfunzionale. Però io quello che consiglierei rispetto a, a questa cosa che dicevi tu, cioè di che succede se perdo il mio disturbo, qual è il costo del tuo disturbo però, cioè quant, quanto è più costoso rispetto al beneficio che ti porta, quindi consiglierei di attivare un po' questo ragionamento qua e, e poi anche per questo, eh, ripeto, serve l'aiuto di qualcuno di competente. L'altro giorno a lezione a scuola di specializzazione, il mio trainer ha fatto una metafora che secondo me è molto bella e, e aiuta un po' a capire questa cosa: ed è: se tu incontri un barbone per strada e lo vedi con una coperta tutta bucata, lacerata, rotta, eccetera, gli dici: levatela, non, 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 in realtà non ti sta tenendo caldo. Il barbone non te la darà mai, perché anche se quella cosa non funziona, non gli tiene caldo, è l'unico. L'unica parvenza di calore che ha, l'unica cosa che ha, quindi la prima cosa da fare è provare a mettere i buchi alla coperta, quindi ragionare su, sulla questione costi-benefici, provare ad attivare una parte un po' più sana, fidarsi di chi è competente e provare a non avere paura perché appunto non si è fatti soltanto di quello, quella, parte sembra, quella voce sembra essere l'unica ma non è mai l'unica. Grazie mille, speriamo che anche per voi sia stato esaustivo. Eh, fateci sapere nei commenti. E, e... lasciamo tutti dei riferimenti esatto, di, sì, uh, nel box. Sì. Possibilità di chiedere aiuto e libri eventuali. E libri. Okay. Okay. Fatto. Grazie mille. Grazie a voi.